invitato le associazioni che fino ad oggi, da quando siamo nati, ci hanno supportato, ci hanno dato delle donazioni, ci sono stati vicino. Tutti ci hanno aiutato, però in primis vorrei veramente dedicare questa giornata all'Alitalia Onlus, perché è stata la prima associazione sul territorio che ha creduto in noi e che ci ha dato la possibilità di mettere la prima pietra e di iniziare i lavori del nostro centro diurno Dopo di Noi, quello che voi conoscete da tempo e stiamo facendo qui a Via Corizzoni. Abbiamo anche il presidente qui, Mario Baccini, dell'associazione Fetus, che anche loro ci hanno dato un contributo. I scout hanno dato il loro contributo da prima di 12 anni fa, molto prima, perché hanno accolto tanti anni fa i nostri ragazzi, che è stata veramente una cosa che non ce l'aspettavamo. E Loris, Fabrizio, tanti ragazzi dei nostri, aiutatemi a dire se mi scordo qualcheduno, hanno accolto i nostri ragazzi a fare i Boy Scout, hanno lavorato molto sull'autonomia, l'hanno portato in giro per l'Italia, per l'Europa, veramente hanno fatto un gran bel lavoro. Il mondo del volontariato, da quello che voi sapete, è una cosa bellissima. Forse le amministrazioni si scordano sempre del mondo del volontariato, perché il mondo del volontariato è un mondo che si avvicina sempre alle fasce più deboli. Quando si parla di fasce più deboli non si parla solo di disabili, si parla di anziani, si parla di minori, persone che hanno difficoltà, famiglie in difficoltà, eccetera eccetera. Io vorrei solo che con il tempo qualsiasi amministrazione dovrebbe, diciamo, tra virgolette, investire sulle fasce deboli, ma anche e soprattutto sulle associazioni di volontariato, perché il volontariato nasce perché c'ha un cuore, perché vuole aiutare, ma ha bisogno anche di supporto, perché fare tutto da soli, diciamo, è un po' difficile e pesante. Ok? Sì. Mauro, grazie intanto per tutto quello che tu stai facendo per questi ragazzi, perché stai dimostrando quello che comunque è la cosa più importante che tutti noi dovremmo fare nella nostra comunità, aiutare, aiutarci a vicenda tra di noi e pensare sempre al futuro appunto dei nostri ragazzi, dei nostri congiunti, chiunque essi siano, no? Genitori, figli o parenti. E fare una struttura del Dopo di Noi è la cosa, credo, veramente più sentita nelle comunità, diciamo, solidali proprio. Certo. Perché noi non solo dobbiamo dare una vita dignitosa ai nostri ragazzi oggi, quindi non c'è solo il pensiero dell'oggi, ma soprattutto del dopo di noi, di dargli mani certe, sicure, per far stare tranquille anche le famiglie e tutte le persone, diciamo, che se ne occupano. Io dirò pochissimo, noi ogni anno destiniamo le donazioni del territorio ad associazioni o a ragazzi. Lo scorso anno lo abbiamo fatto con la scuola Porto Romano, quest'anno per noi è un orgoglio dargli all'Ollo per comprare quello che serve per la vostra nuova casa. Allora, noi siamo il gruppo Scout Fiumicino Centro, sul nostro territorio sono moltissimi anni che siamo attivi. Con Mauro, Elisabetta, Arianna ci conosciamo da tantissimi anni, con anche Gabriella, la mamma di Fabrizio, e quindi ci conosciamo già da quando i ragazzi erano piccoli e li abbiamo accolti nel nostro gruppo. Noi abbiamo diversi motti, partendo dal branco, anzi abbiamo anche i castorini che sono dai 5 ai 7 anni. Il motto è per i castorini insieme, per il branco per fare del nostro meglio, per il reparto essere pronti e per il clan a servire. E quindi questo è quello che ci distingue. Da quando sono piccoli a quando sono grandi, i nostri ragazzi li prepariamo a questo, a servire. E noi siamo felici di questo.
La Fondazione Fedus è una fondazione che si occupa della promozione della cultura, dell'impresa e della solidarietà in Italia e nel mondo. Siamo stati molto contenti perché abbiamo avuto un grande regalo, quello di conoscere Mauro, che noi ci siamo sempre occupati delle persone con disabilità, abbiamo fatto anche a Parco Lonardo un convegno sulla Carta dei diritti delle persone con disabilità, proprio perché riteniamo che la Carta dei diritti delle Nazioni Unite non sia stata dall'Italia adempiuta nel modo che si doveva. Detto questo, sono fortunato di aver conosciuto Mauro, perché in questi anni che ci conosciamo mi ha introdotto ancora di più nei problemi reali, che sono quelli che vivono le famiglie, i ragazzi, le persone con disabilità, e quindi mi ha fatto proprio una lezione. Oggi ho una sensibilità maggiore di quanto non avessi prima.